Un giorno sono Eugenio Saltavelli di investimentivicenti.it e sai, tradingnavigator.it. Sono le ore 11:07 del 10 di dicembre. Vediamo di fare un'analisi ciclica ed eventualmente se c'è qualche opportunità di trading, vedremo qualcosa magari sull'opzione alla fine. Prima di questo vi ricordo, per chi è interessato, oltre al mio sito, vado a vedere cosa c'è sull'interessante, che tengo una conferenza all'ETF sulle opzioni insieme a Luca Giusti il 12 dicembre. Andate sul mio sito per iscrivervi. E una cosa, anche chiedo una cosa extra, ma che però la chiedo alla fine, molto semplice. Allora, vediamo appunto l'analisi sull'Eurostoxx. Ciclo trimestrale è iniziato il 16 di novembre, ottimo trend rialzista e ancora assolutamente in forza. Qui vedete l'indicatore ciclico che è ancora sopra la linea dello zero, anche se scende sotto la sua media mobile, ma è ancora in forza. Cos'è che ci attendiamo? Questo ciclo è diviso in tre sottocicli mensili: il primo è finito il 17, il secondo può finire intorno tra il 16 e il 18, non è che deve durare un mese per forza, però in base alle forme, lo vedete qua, questo è l'ingrandimento del minimo che va da qui a qui. Quindi avremo primo ciclo mensile, secondo sottociclo mensile, terzo sottociclo mensile. Per me questo ciclo trimestrale potrebbe anche durare di più, per il momento però atteniamoci alle regole classiche. Qui faccio l'ingrandimento, come si fa con l'analisi ciclica che è frattale, del secondo sottociclo mensile. Vedete come le forme assomigliano piuttosto bene all'andamento del ciclico prospettico, quindi da una chiama Butterfly, la linea bianca. Quindi potremmo avere ancora una fase ribassista, che non vuol dire continuo ribasso, ma prevalenza ribassista, fino alla conclusione di questo ciclo. Cos'è questa fase ribassista? L'ingrandimento da qui a qui sarebbe un sottociclo settimanale. E il sottociclo settimanale è iniziato l'ultimo l'1 dicembre, non sul minimo del 4, perché così ci dice l'S&P 500, il che non vuol dire che io ho ragione nel 100% dei casi, ma in base all'esperienza, alle regole cicliche, agli indicatori che ho, vi dico che è più probabile che succeda questo. Poi non posso escludere che invece ci sia una separazione Europa e Stati Uniti, in cui là è iniziato l'1 e qua invece è iniziato sul minimo quello del 4. Sono eventi rari, quindi io vi dico le cose più probabili, cioè quelle che seguono le regole e non quelle che seguono le eccezioni. E anche in questo caso sembra che siano una regola. È ancora da capire se il minimo di ieri sia il minimo conclusivo. Ieri potrebbe fare ancora un po' di ribasso, oggi non è chiaro, non è assolutamente chiaro. Sull'America sembra che ieri sia partito un nuovo ciclo. Attendiamo conferme e a quel punto avremo un ciclo settimanale, cioè quello che va da questo minimo a questo, quindi potremmo avere un paio di giorni di alleggerimento, di rimbalzo, non particolarmente forte, poi 4 giorni ancora di ribasso magari per andare alla chiusura del ciclo mensile. Questo non è quello che accadrà, è quello che in base alle regole cicliche è più probabile. Non sono un cartomante, non sono uno con la sfera di cristallo, posso solo dire in base all'esperienza una serie di... Ho fatto questo software proprio per cercare di capire queste cose. Posso dire che è più probabile che accada quello che altro, ma più probabile non vuol dire certo, perché i mercati sono il regno dell'impossibile e dell'improbabile. Quindi ve lo dico. Guardate addirittura il ciclo giornaliero oggi, che è partito ieri intorno al 17. Guardate come assomiglia a me alle forme. Quindi vi dico già un trade short potenziale. Long adesso no, perché siamo nella seconda metà. Sotto questo minimo centrale, che è intorno a 3165, 166. Se lo vogliamo vedere più precisamente, lo vediamo qua, è 3165. Bene, oggi pomeriggio, sotto questo minimo qui, si potrebbe fare uno short. Purtroppo adesso lo stop loss, posso solo dirvi questo massimo qui, 3187, per il momento. Per il momento. Direi che è sufficiente questo. Quindi 3165, profit. Io profit uso dinamici, quindi se volete darlo statico, almeno uguale al primo stop loss, ma io gli stop loss e i profit sono dinamici che sposto man mano che si muove il mercato. L'ho spiegato bene nel corso dei cicli che ho tenuto 2 settimane fa. Comunque questa è la visione. Passiamo ora invece alle potenzialità. Comunque ecco, poi mi aspetto alla fine del ciclo mensile il rally natalizio. Finito il ciclo mensile, quindi settimana prossima, nuovo ciclo mensile del trimestrale e rally natalizio, e si potrebbero fare nuovi massimi. Vediamo ora invece il FTSE MIB. Intanto che si carica, vi chiedo una cortesia, anche se non c'entra niente, c'è un mio collaboratore, andate sul sito, si chiama stefanomini.com, e
se lo potete votare, è un mio collaboratore appassionato di cani da slitta, vuole fare una gara per le slitte. Se lo votate tramite Facebook, è in palio proprio una partecipazione gratuita a questo campionato mondiale che costa tantissimo, lui non ha abbastanza soldi per poterlo, cioè costa veramente tanto e lo sponsorizzo anch'io, gli do una mano anch'io, ma costano molti soldi. Se lo votate, ecco, se arriva primo su queste votazioni può avere la partecipazione gratuita. Non c'entra niente, chiedo scusa, ma è il mio collaboratore che mi aiuta nel sito, nel software e così via. Tornando a noi, il ciclo italiano è più o meno uguale, l'unica differenza è che il ciclo mensile è partito, quindi il ciclo trimestrale è uguale, il ciclo mensile però era partito il 13 novembre e non il 16, per il resto mi aspetto che succedano le stesse cose, quindi adesso forse è finito il ciclo settimanale, aspettiamo, vediamo, e è partito forse il ciclo settimanale e un attimo. E quindi situazione è tutto simile, vedete anche qui il ciclo settimanale partito l'1 dicembre, ha delle forme molto buone, vediamo se il minimo di ieri è un minimo conclusivo, in realtà stamattina come spesso fa l'Italia, ve lo faccio vedere qua più in dettaglio, eccolo qui, stamattina ha fatto un minimo inferiore, ma i tempi vanno contati come gli altri cicli, non fate l'errore di pensare che l'Italia abbia dei cicli completamente diversi dagli altri. Avrete delle amare delusioni poi nel training. Poi tende comunque a recuperare i tempi con gli altri, anche se fa dei minimi inferiori o massimi superiori a volte, tende a recuperare poi il tempo con gli altri. Vediamo se è partito un nuovo ciclo settimanale. Se fosse partito dopo 2 giorni di recupero, comunque sotto i minimi di stamattina, che sono 19.350, poi parlando di trade di breve, 19.355, si potrebbe tentare uno short lì sotto, ma preferirei nel pomeriggio. Assolutamente sotto 19.600 è un ottimo long proprio dal punto di vista ciclico, perché sarebbe la conferma del nuovo ciclo settimanale e quindi può fare giusto per ognuno almeno 150 punti di rialzo, quindi si potrebbe fare long sopra 19.600, stop loss a 19.460 e profit almeno 150 punti sopra. Attenzione dall'altra parte perché sicurezza non ne sono. Se si andasse sotto questo minimo, 19.350, invece potrebbe essere un prolungamento del ciclo settimanale e quindi farei uno stop almeno a questo livello qui, 19.460, profit, io rispetto gli idrodinamici, qui diamo gli statici, se sono 110-120 punti di stop, voglio almeno 100, uguale se non di più di utile. Però ripeto, le operazioni si fanno dinamicamente. Gli ho dato comunque dei livelli. Volendo ci sarebbero anche delle operazioni con le opzioni, ma ci dilungheremmo troppo. Comunque la situazione ciclica è abbastanza questa. Ci aspettiamo quindi confermato a meno di grosse discese. Poi io sul mio sito, scrivo tutti i giorni di report, se vi scrivete vi avete, per almeno 2 settimane, dico i livelli importanti, cioè non è che questo scenario è quello obbligato, se raggiungono certi poi livelli ribassisti o rialzisti possono cambiare gli scenari. È sempre una questione di tempi, prezzi, forme, le dinamiche, tempi, prezzi, cioè le forme. Sostanzialmente queste linee bianche, le forme tempo prezzi, le forme cicliche che si formano e che quindi vanno interpretate io giorno per giorno e interpreto. Bene, vi saluto, vi ricordo appunto l'intervento all'Option Forum del 12, scrivetevi sulle opzioni e ci vediamo noi a un prossimo appuntamento.